Radio Stuni News, le notizie di Radio Stuni. Giovedì 20 aprile 2023, Santa Adalgisa, dallo studio 3 Lillo Zaccaria per le news. Il programma amministrativo dei candidati sindaco per le elezioni del 14 e 15 maggio sono riportati nell'albo pretorio online del comune al numero 180 di ieri. Stamane alle 10 presso il Salone dei Sindaci del nostro comune si svolgerà il sorteggio per la nomina degli scrutatori per le elezioni amministrative appunto del 14 e 15 maggio. La commissione elettorale sorteggerà 4 scrutatori per ciascuna delle 31 sezioni. Rosanna, Treni di agosto, Scrivimi. Questi alcuni dei brani che hanno reso popolare il cantautore Nino Buonocore, ospite questa sera alle 21 presso il Palazzo Roma ad Ostuni, in occasione del suo concerto organizzato dall'associazione Musicalmente. Nino Buonocore sarà accompagnato da musicisti di fama internazionale. I suoi successi saranno presentati in un originale progetto in live jazz. Info e prenotazioni al 339-456-6963. Presso l'auditorium del liceo scientifico Luigi Greco di Ostuni si è tenuto l'evento Semi di Costituzione Italiana, contributi di pensatori italiani nel primo Novecento. Hanno relazionato il professor Luca Dellatti, ricercatore in diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Bari, il professore Antonio Bonatesta, ricercatore in storia contemporanea presso il Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica dell'Università degli Studi di Bari, e il professor Filippo Tarantino, già docente di filosofia e preside del liceo Cagnazzi di Altamura. Il servizio. L'incontro di questa sera ha offerto un'occasione importante per la scuola, ritornare ad essere un centro di produzione di cultura, non soltanto di fruizione. L'incontro di oggi è stato un incontro importante per riflettere sui temi che hanno portato alla nascita della nostra Costituzione. Abbiamo voluto fare un excursus prima storico e poi filosofico, a cavallo tra 8 e 900, per inquadrare attraverso i documenti anche inediti, quali erano le condizioni che hanno portato a questo nuovo patto che, benché duri da 75 anni, è ancora giovane e ancora da realizzare, perché la nostra è una Costituzione programmatica che va ancora coltivata perché i principi diventino realtà. Ieri, presso il Polo Universitario Valerio di Brindisi, si è tenuto un corso riservato al personale che opera nelle scuole per fornire conoscenze di base su alcune patologie come asma e diabete e sulle procedure da seguire per la somministrazione di farmaci salvavita. Il corso si svolgerà in più sessioni per consentire la partecipazione ad oltre 300 operatori. Prossimi al matrimonio Patrizia e Domenico. Felicitazioni ai futuri sposi. Si è spenta Margherita Pacifico, coniugata Martino. Aveva compiuto 70 anni. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 10 nella parrocchia di Santa Maria, Madre della Chiesa. È deceduta all'età di 92 anni Rosa Le Grottaglie. La celebrazione esequiale si tiene oggi alle 16 nella parrocchia dell'Annunziata. Sentite condoglianze alle rispettive famiglie. La farmacia Dalò effettua quest'oggi il turno pomeridiano e notturno. Meteo, tempo assolato con qualche sparuto annuvolamento, venti deboli di scirocco, temperature in aumento, mare poco mosso. Citazione odierna: finché guardi agli altri per provare chi sei e cerchi la loro approvazione, stai impostando la tua vita in modo disastroso. Grazie per aver preferito la nostra informazione.